Ecco, siamo a Italcementi con il geometra Tullio Cipriani. È iniziato oggi lo smaltimento del tetto in amianto tanto atteso. Ecco, in cosa consiste questo lavoro? Sì, bene, oggi siamo giunti al momento finale, l'ultimo step per quanto riguarda la bonifica dei materiali contenenti amianto qui presso l'Italcementi. Come potete vedere, si tratta di bonificare le coperture, cioè quindi la parte compatta, quella cosiddetta meno pericolosa, che è costituita da queste lamiere, da queste coperture per circa 1200 metri quadrati per la parte del capannone principale e un'altra sessantina di metri quadrati nella parte più a nord, verso l'edificio delle poste. Gli interventi vengono posti in essere durante la settimana e le attività più consistenti preferiamo fare di sabato e di domenica, onde evitare problemi con la circolazione, eccetera. E presumibilmente tutte le operazioni di bonifica verranno ultimate entro la fine di novembre, così come previsto nel piano. Nel punto, diciamo che il sito cosiddetto ex Italcementi è bonificato al 100%.